interessanti e che sono soprattutto concentrate nella Galleria dei Candelabri, perché le cose colorate stanno nella Galleria dei Candelabri. Allora, la cosa di cui vi parlavo l'altra volta era questa famosa colonna in breccia di Aleppo, che sta ovviamente vicino all'estintore. Eccolo qua. Questa, appena entrati, a sinistra, questa è veramente un oggetto notevole, perché, cioè, voi guardate questa, la natura che cosa ha fatto, insomma, cioè, questa combinazione di rossi e di gialli è veramente, veramente bella. Guardate qua. Allora, qua vedete che lo stesso blocco può avere migliore o minore qualità, perché sotto ha dei classi enormi, vedete quei due pezzoni, no? Perché? Mentre sopra è fine. Quindi le brecce, specie se sono così colorate, sono più belle quando sono della varietà minuta, vedo. Mentre sotto... proseguendo nella visita, sempre nella Galleria dei Candelabri, ci sono per esempio a sinistra dei vasi fatti di questo materiale che è, se ve lo vedete sembrerebbe serpentino grigio, in realtà è serpentino grigio, è identico al serpentino di Grecia, ma viene dall'Egitto. Quindi è un porfido, è chiamato porfido serpentino nero, e l'unico esempio sono delle colonne che stanno a Santa Prassede. Allora, che adesso vi faccio vedere. Allora, questa qua è, appunto, lo vedete, è serpentino nero. Questo qua è quindi un serpentino egiziano, che è perfettamente identico a quello di Grecia come tessitura, solo che il colore, perché ci sono sostanze chimiche un po' diverse, è grigio. Qui si chiama serpentino e c'è solo questa colonna a Santa Prassede. C'è anche il porfido nero, però. Certo, c'è il porfido nero. Nella Galleria dei Candelabri c'è il porfido nero. Adesso lo faccio vedere. Allora, nella Galleria dei Candelabri, tra le varie cose, ce ne sta vario. Ce ne sta, e c'è un manufatto, per esempio questo, e questo qua è porfido nero, anche se, diciamo, superficialmente potrebbe sembrare granito, in realtà ha la stessa tessitura del porfido, e quindi è porfido nero. Porfido nero sta esattamente nello stesso posto dove sta il porfido rosso, sulla stessa montagna, che dà porfido rosso, che poi tra l'altro è quello della basetta, porfido nero e porfido verde. E tra l'altro c'è una varietà molto bella di porfido verde di quella montagna che ha delle nocche di agata. E c'è una vasca al Museo delle Terme. Sempre nella Galleria dei Candelabri, sopra la famosa colonna di c'è questo vaso che è di diastro. La colonna è di Aleppo. No. Allora, questo diastro, tra l'altro, questo si chiama diastro di Simaco. Lisimaco, come il nome? Diastro Lisimaco, ed è l'unico esempio di questo materiale che viene appunto definito, che è chiamato così, e sta solamente in questo posto qua. E, altre cose interessanti, questo pure, vedete che è sempre un vaso di questo famoso serpentino, che però ha queste inclusioni, queste, diciamo, impurità, se vogliamo, no? Però pure questo è molto bello. Ecco, qua immaginate che quando io lo dovevo fotografare, qua ci stava la radio del custode, la trasmissione del custode. Scusi, dovevate la radio.
No, la radio. Questo qua è quello di cui parlavamo prima, no? E questo è un materiale italiano molto bello, che è appunto il granito di Genova. Però è usato nel capoverno. Questo non è una cosa antica. Sì, sì. Questa è una cosa antica. Questo dovrebbe essere Candelabri. Sì, questo sta forse già alle carte geografiche. Oh, no, questo sta Candelabri. Ah, sono ancora i candelabri questi, perché ne vedremo altri leggermente diversi che stanno all'inizio delle carte geografiche. Questo è il materiale, questo è granito di Genova, che è un materiale tutto nostro e molto apprezzato. Ecco, questi qua sono invece quelli che stanno, ecco, questo pure è un altro esemplare. E qualcuno lo chiama anche granito bronzato, però l'origine è nostra, insomma, è una pietra. E vedete che invece la basetta è di granito rosso, cioè neanche nelle terme, perché nelle terme ci stanno le vascone di granito, ma una cosa così di porfido non è... anche perché le cave di porfido avevano un regime giuridico diverso ed erano di sempre di proprietà personale dell'imperatore, mentre altre cave potevano essere dello Stato, che è diverso, e oppure erano private, oppure erano dello Stato ma date in concessione. Quelle di Porfido erano dell'imperatore, perché era proprio il simbolo del potere. E così come ci sta il famoso sarcofago di Elena, di Sant'Elena, no? Eccolo qua. E pure questo, immaginate che scolpirlo non è stata proprio una cosa facilissima, perché c'era comunque una... Quindi sempre gli strumenti di ferro? Sì, sì, gli strumenti di ferro, che però chissà che razza di ferro temperato riuscivano a fare, perché per scolpirlo... Quindi è vero che ancora non si sa effettivamente che cosa utilizzassero? No, ferro era ferro, però non si sapeva come lo temperavano. Anche nel 500... non mi ricordo quale fonte, parla di un fabbro che faceva questi ferri di Firenze, credo, che dice che ci si scopriva il porfido e li faceva solo lui. Mi detto un tagliacarne. Il... c'era un tizio che si chiamava il tagliacarne a Firenze. Che e dovrebbe essere questo, dovrebbe essere, perché mi ricordo di averlo letto, però non so se... Quest'altro materiale, questo da dove viene l'alabastro, questo indovinate da dove viene? Questo viene da Orte. Questo si chiama. Questo si chiama alabastro di Orte. Si chiama quella Madonna che vai sulla autostrada. Sì? Questo qua? Sì. Che è? Non lo sapevo. Come non lo so, magari ci sta. Comunque si chiama così. E si trova a Massetti. Io ho trovato un sassetto lungo la Salaria. E praticamente è una cosa. No, stavo cercando un certo tipo di altro. Faccio fare i campioni, questo è il resto, c'è qua, il resto lo dovrei buttare, ma non lo butto, quindi stanno in garage. È in ma al nastro di Orte. E questo qua appunto viene dalla Sabina, però sono massi erratici, quindi pure di questo ne avranno trovato un sasso grosso così e ci hanno fatto questo manufatto. Un altro bel vaso, questo è di sempre alabastro, questo è, scusate, diaspro duro, quindi è sempre il diaspro di Giuliana, quello siciliano. Questo è pietra dura, quindi pure questo, guardate, è bel rosso, e pure questo viene dalla Sicilia, quindi sarà stato portato su dagli inviati del Granduca di Toscana, perché il Granduca di Toscana mandava persone a raccogliere queste pietre in Sicilia per l'opificio delle pietre dure. Diastro di Sicilia o di Giuliana, questo è di Giuliana, la città si chiama Giuliana, la locale si chiama Giuliana. Ma il diastro è semi prezioso? Sì. Beh sì, una pietra dura, sì.
Le pietre dure sono considerate semi preziose. Diciamo. Ecco. Questa vasca. Infatti questo si chiama alabastro rosso. Sì, questo qui. Cioè, sì, questo sì. Scusate, alabastro, l'ho detto. Infatti pure questo è un manufatto molto raro perché altri esempi non ce ne sono. Quindi probabilmente ci sarà stato un nell'affioramento di granito di Assuan, ci sarà stata una parte che era così fine. Infatti si chiama proprio alabastro rosa minutis. No, granito. Ora, granito, rosa minuta, no, perché quando lo dico penso alla foto, non riesco a fare due cose. Sempre i candelabri, credo a destra, ascendendo, se non si sbaglio. E comunque anche questo è l'unico manufatto che sta a Roma di questo materiale. Qua vedete questo, no? Questo treppiede. Qua vediamo vari tipi di alabastro stavolta. E se vedete, qua potete notare che qui si può considerare fiorito e qui a pecorella, vedete questa parte qua? Ma qui l'hanno fatto con vari no, è lo stesso blocco. È stato restaurato. Quindi, cioè, classificare l'alabastro è molto difficile perché praticamente la stessa goccia d'acqua, basta che cambia direzione, viene tagliata in un certo modo e quindi però vedete, ecco, sulla base è proprio fiorito, invece la gamba è a pecorella. Quindi pure se io prima avevo detto che quella pecorella viene dal Nord Africa e quello fiorito viene dalla Turchia, in realtà questa cosa la contraddice perché probabilmente o in Tunisia o in Turchia c'era un pezzo che aveva queste caratteristiche. Esatto, quindi è veramente difficile cercare di. Poi qua, se andiamo invece nel cortile ottagonale, ci sono queste grosse vasche, no? Questo è granito rosa, e se qui non ci piove, e poi mentre questo qui è sempre invece l'altro granito più diffuso, che è il granito del foro, no? Quello bianco e grigio, insomma, poi sono i due che stanno al panto, i due graniti più rilevanti in termini di diffusione sono questi qua. Allora, questa qua, Pullen dice che è granito nero, io non sono sicuro, potrebbe anche essere basalto, però secondo me è più granito nero perché ha queste venature che sono le stesse dei leoni. Quindi io sul libro, infatti, su questa cosa qua, siccome non ero sicuro, ho scritto granito nero, però ho scritto due pagine di disclaimer, no, di disclaimer, dire se mi sbaglio è perché l'ho fatto dopo aver studiato. Comunque sembra sicuramente granito nero con queste vene rosa. E la stessa cosa la vedete in una testa del bue api, eccola qua, che sta, vedete, qua c'è una venatura veramente, è proprio quello, sì, vedete questa venatura qua, questo è un granito nostro, potrebbe essere di ferro, anche, sì, o lo stesso materiale del porfido che si chiama andesite, possono essere varie sostanze. E purtroppo un altro posto interessante è la sala degli animali. Nella sala degli animali, allora, che ovviamente era chiusa, quindi vedete il ricco zoom. Questo è un leone, vedete che è di giallo antico brecciato. Questo probabilmente è antico, come sapete nella sala degli animali ci sono molte statue che invece sono più recenti, insomma. Quindi diciamo che c'è questo leone, poi c'è questo bue che è di Pavonazzetto. Ma